Intervista prima. Quando parlo lui mi blocco. Quello bisogna dirlo. Dai, se questa è la pappa lui. No, io la dico la Sono Filippo Fabbri, faccio parte della società agricola Fabbri di Sant'Arcangelo di Romagna e sono uno specialista delle albicocche. Mi chiamo Nicola Fabbri e faccio parte della società agricola Fabbri di Sant'Arcangelo di Romagna. Sono specialista in albicocche e varietà Ledicott. Io sono uno specialista dell'albicocca Flopria. Flopria è una varietà di albicocche molto conosciuta e una delle più mangiate. Presenta un doppio colore, ma la parte prevalente è il colore arancione. Ha delle caratteristiche di dolcezza uniche, presenta un gusto che non ha paragoni, soprattutto per il periodo in cui già possiamo trovarla, perché è molto precoce. La mia specialità, a differenza di tutte le altre, sicuramente può avere il vantaggio del colore e allo stesso tempo del sapore, che non è scontato, e sicuramente si differenzia dalle altre varietà per la forma, che presenta questa forma ovale e a mio avviso invoglia ad essere mangiata. Essere uno specialista significa dare il massimo per poter ottenere un prodotto che sia perfetto nel gusto e nell'aspetto. Questo l'ho fatto io, elimina questo muro invisibile che ci poteva essere tra noi e alla fine chi mangia la nostra frutta. Questo l'ho fatto io significa metterci la faccia e quindi prendersi la responsabilità di ciò che si fa e sperare che comunque venga apprezzato, e che se non va bene ci hai messo comunque la faccia, quindi. Quello successo in Emilia Romagna ci ha fatto capire che noi possiamo lavorare quanto vogliamo, possiamo agire come meglio crediamo, però contro la natura, spesso e volentieri, noi non ci possiamo fare niente. Dobbiamo cercare di preservare al meglio quello che è la terra, perché alla fine ci dà dei bei frutti. Bisogna avere un occhio di riguardo, sia oggi sia per il futuro, cercando di non commettere degli errori che magari abbiamo commesso nel passato. Mi piacerebbe sicuramente riuscire a replicare almeno la metà di quello che hanno fatto in primis mio nonno e mio babbo e mio zio. Tenere botta vuol dire che ce la devi mettere tutta, nel senso che non ti devi far abbattere dai problemi, devi cercare di guardare sempre le cose belle, anche quando magari sono meno rispetto all'inizio. Devi cercare sempre di trovare una speranza che ti dica dai, vai avanti, vai, vai, vai. E noi teniamo botta. È inutile che dico capanna, capannone. Però ti aspettavi che ero così forte, eh? Capannone, capannone, capannone.